Bellissimo sto posto. Casey Corner. Noi faremo il primo pranzo. Di che si sa? Tipo di... Esatto, tipo diner anni 50. Anni 30. Sì, che ha a che fare con l'America, sì. Sì, questo è il primo pranzo. Sembra solo wurstel, in realtà dentro c'è cheddar, bacon, mostarda e tutto quello che va in un hot dog. Proviamo. Com'è? Questo è un hot dog. Eh? Questo è un hot dog. Cioè è un hot dog, il pane è quello che deve essere. I condimenti sono belli equilibrati. Mai mangiato un hot dog così equilibrato? Vero? Sì, la mostarda ti dà fastidio, ma tu non lo prendi mai con la mostarda. La mostarda gli dà l'odore, ma non è invadente. È buonissimo. Io domani tornerò qua. 11 euro, ma li vale tutti. Guardate, sembrava da sopra vuoto, in realtà tutto il condimento è dentro, ma veramente buonissimo. Veramente buono. Senape, bacon. Poi il cheddar, buonissimo veramente. Come prima cena abbiamo preso questo piattino di patate, formaggio e prosciutto. Sembra poco, ma vi posso dire che è bello sostanzioso ed è buono e costa 8 euro. Invece questa è la sala ristorante dell'hotel dove abbiamo fatto la prima colazione il secondo giorno, visto che la colazione è a buffet ed è inclusa. Qua abbiamo tutti gli sfogliati, cornetti, pane, cioccolato, poi ovviamente c'è l'angolo del salato, vediamo le uova, il bacon, tanti piatti, ci sono anche i fagioli, guardate le patate, veramente buone, io ho preso un po' di tutto, adesso vi faccio vedere cosa c'è intorno al buffet e il piatto che mi sono preparato, ed eccolo qui, waffle, salame da mettere nel panino, salsicce, uova. Le uova sono le più buone che abbia mai mangiato in un hotel o in un villaggio, perché stiamo facendo merenda al Table Car Bake Shop, perché non abbiamo pranzato vista la colazione, abbiamo preso questo bellissimo bignè, perché così lo chiamano, in realtà è una graffen a forma di topolino, è una bella cioccolata calda perché sono due giorni che prendiamo acqua a morire e quindi questo sarà l'abbinamento. Non mi ero accorto, come potete vedere i bicchieri sono Lavazza, quindi made in Italy, quindi cioccolata e caffè italiani. Un graffen, ah, il graffen è buono, gli mangio l'orecchio. Finalmente la Nutella. Adesso vi faccio vedere la colazione del secondo giorno, perché avendo fatto merenda alle 6:30 non siamo riusciti a cenare perché abbiamo trovato i locali dopo lo spettacolo di luci chiuso e quindi abbiamo mangiato due pacchetti di patatine e due Coca-Cola in camera. Quindi come ultimo pranzo abbiamo preso un sandwich tipico di parigino, non il prosciutto insieme, praticamente il pane, prosciutto, jambon e formaggio. L'hanno appena fatto, il formaggio è ancora bello morbido, caldo, assaggia, fammi sapere. Dimmi se è una chiusura buona per questo viaggio. Il pane bruscato e morbido dentro, com'è il crocco monsieur? Forse è la cosa più buona mangiata fino adesso. Un'ottima chiusura per questo viaggio.